cambia siamo noi. Il 28 agosto partirò per un viaggio in cui voglio raccontarvi le storie di uomini che lavorano tutti i giorni con le piante e contribuiscono a valorizzare la cultura botanica del nostro paese. Sono Giacomo Castana, sono nato a Varese nel 1991 e sono un giardiniere, ma il contesto storico attuale non ci permette di svolgere questo ruolo come, diciamo, descritto nella Genesi, quindi come custode e coltivatore del Giardino dell'Eden. Questo Giardino dell'Eden è tuttora il nostro pianeta, il problema è che se non è più un paradiso come descritto nella Bibbia è a causa proprio del fatto che noi abbiamo smesso di svolgere quel ruolo nei confronti del pianeta. La mia professionalità da giardiniere è in stand by in questo momento, perché mi sono reso conto che in realtà di custodi ce ne sono centinaia. Se queste persone fossero capaci di raccontare quello che fanno, già da parecchi anni vivremmo nel mondo che sogniamo. Prospettive vegetali in questo momento è un documentario per permettermi di fare uno studio collettivo, un'indagine collettiva, quali sono le relazioni tra uomini e piante, a che stadio sono le relazioni tra uomini e piante in questo momento nel nostro paese. Il mio viaggio è partito ufficialmente nella forma che adesso è disponibile su YouTube con i reportage, è una formula per riuscire a smuovere un po' un settore che non è mai stato forse considerato per intero, ma solo diviso per agricoltura, giardinaggio, cosmesi, e via via appunto le prospettive adesso sono veramente ovunque. Il fatto di guardare alle piante anche come un interessantissimo esempio per eventuali decisioni sociali è sicuramente una cosa che non è nuova, e non dico io, ma c'è Stefano Mancuso, che è un neurobiologo importantissimo. Queste cose le descrive appunto grazie ai suoi lunghi decennali studi. Addirittura una sintesi di questa cosa che lui dice è che le piante in questo momento stanno facendo qualcosa di molto simile a dei genitori che si accorgono che i propri figli non sono in grado di sopravvivere, e quindi ci stanno cercando di riacchiappare in qualche modo, ci stanno dando dei suggerimenti per come fare. Ho sentito delle lezioni sull'agricoltura sintropica che sostanzialmente ti spiega proprio come ripartire da un completo azzeramento della vita, quindi togli l'asfalto e cominci a progettare buttando batteri. Grazie ai batteri arriveranno delle piante che colonizzatrici, che grazie a quelle radichette piccolissime creeranno lo spazio per nuove piante. Ho scoperto che Onorio Belussi è stato un allievo di Masanobu Fukuoka, gestisce una food forest che ha adesso 30 anni e quindi che è stata progettata con quel criterio. Cachinet sta cercando di riproporre un modello simile. Ammiro molto anche in particolare Cachinet perché non hanno come obiettivo primario solo quello di fare quel tipo di agricoltura, ma stanno creando una comunità. L'Italia sta già cambiando, penso che stia cambiando proprio perché adotta sempre di più prospettive vegetali, prospettive animali, prospettive universali. Cioè non è più un concetto di dire il cambiamento come una rivoluzione, perché la rivoluzione poi ti riporta allo stesso punto. Cioè il cambiamento, siamo abbastanza, penso, maturi per cominciare a ragionare sul fatto che sarà la nostra costante da qua in avanti. Quest'Italia che cambia.
fermarla